l'azione, poi spiegherai tu di cosa si tratta questa iniziativa sicuramente positiva a cui ha aderito l'Umana Reyer che adesso attacca con Ortre. Bello il consegnato per Perisic sottomano, ed ecco il primo canestro con la pioggia di Peluscia all'interno del parquet. E Reggio Emilia con Stol che va vicino alla recuperata, poi Diner, no, arriva l'errore, rimbalzo da parte di Ortre, dall'altra parte Vigiano che serve per Perisic, ma è sottomano, poi è Perisic, 9-0 Umana Reyer in 3 minuti e 15, è ovvio timeout. Adesso è marcato ancora da Ortler, sotto per Cervi che ovviamente sfrutta i centimetri, viene raddoppiato, forse in frazione i passi, ma due giocatori più piccoli sono riusciti a contenerlo. Dall'altra parte Peric è sotto mano nel canestro del 11-3 per Umana Reyer. Ottimo. Ancora difficoltà nell'attacco di Reggio, che è costretto a prendersi un altro tiro da tre punti con Diner che non va, il rimbalzo è di Peric, corre ancora una volta in contropiede l'Umana Reyer con la palla per Vigiano che va a schiacciare, inchioda la schiacciata Jeff Vigiano che sembrava essere partito dentro, invece è andato su di gran prepotenza. Il canestro del nuovo più 9 per Umana Reyer, ma non c'è soluzione di continuità, Labrinovic da 3 punti non va, Ortler sporca il rimbalzo e dà a Peric per il contropiede ancora di Vigiano che schiaccia ancora ed è Umana Reyer a più 11. Umana Reyer davvero spettacolare ed esplosivo. Con Cicciarini che prova a costruire, adesso sono accoppiati con Stone, lo scarico, Peric va a recuperare il pallone, perfezione recupero, Benjamin Ortler e Julian Stone. Ruzier riesce a superare la metà campo il playmaker triestino che tiene aperto il palleggio marcato da Cinciarini, chiama lo schema corna, il blocco di Ress, lo scarico, no look per Peric, un altro grande assist da parte di Ruzier. Bellissimo. Arriva al bonus la formazione di Reggio Emilia ancora sotto di 15 punti con Goss che dà a Ruzier, pronto ad entrare anche Julian Stone, Ruzier ancora per Ortre, poi Peric. Passaggi così veramente da parte dei lunghi li vediamo raramente. Sì. Taylor Dina dietro la schiena, il tiro da tre punti arriva ma non arriva al canestro da parte di Polonara, rimbalzo dell'Umana Reyer con Stone che costruisce l'azione offensiva, lo scarico proprio per Ress, poi arriva Peric, ancora un taglio sulla linea di fondo campo, ancora un assist da parte di Thomas Ress. Davvero. In questo quarto l'Umana Reyer e mancano meno di 3 minuti all'ultimo intervallo breve, rallenta Goss perché la difesa di Reggio Emilia già schierata con Stone che prova ad attaccare Polonara, riapre per Vigiano dopo non aver costruito nulla, invece Vigiano costruisce un grande assist per Peric, Umana Reyer si è ritrovata in un amen e...